Indovina chi è il titolo del vostro palco? Io non ho indovinato chi siete, Siamo bellissimi, siamo qui venuti per divertirci un sacco al Carnevale di Fan. Siamo qui di Fan e diamo spettacolo alle tante persone che sono venute a questa manifestazione. Avete preso le caramelle oppure le tirerete? Sì, sì, tantissimi dolci le tireremo alle persone. Siete divertiti, vi state divertendo? Come no, tantissimo, tanti bambini, tante famiglie. Bene, allora buon divertimento. Grazie a tutti, ciao ciao. Voi avete una scritta sulla vostra maglia, che cosa c'è scritto? C'è scritto ignoranza artificiale. Che messaggio volete lanciare? Che messaggio vogliamo dare? Che messaggio vogliamo dare? Che a volte l'ignoranza artificiale vince l'intelligenza artificiale. Una sana ignoranza vince sull'intelligenza, a volte. Le cose o si fanno bene o non si fanno per niente. Infatti l'abbiamo sentito anche bene che lei è un elefante. Sì, certo. E gli altri animali cosa rappresentano? Noi siamo gli animali della foresta, della giungla, quindi insomma. Ce li descriva. La zebra, il canguro e poi c'è, vedi, la tigre. C'è una famiglia di tigri. E quindi, bambina, piccola, tigre. Sì, piccola tigre con tutta la famiglia. E poi dopo, vedi, c'è... Te cosa sei? Ah, il koala, scusa! Tutti gli animali ci siete? Sì, sì, siamo tutta la giungla, insomma, gli animali della giungla. Noi figuriamo come il gioco l'indovina chi, il gioco che c'era una volta, e abbiamo fatto ognuno il personaggio che voleva e abbiamo degli amici che vengono da Genova, Orvieto e San Vito Romano, che sono tutti qui con noi, ci sono venuti a trovare proprio al Carnevale di Fano. Com'è il Carnevale di Fano? È meraviglioso! Avete riunito tutta l'Italia. Sì, ci siamo conosciuti tutti in viaggio di nozze. Sono tutti i viaggi di nozze questi. E ci siamo rincontrati qua, siamo riusciti a riportarli qua. Sì, al Carnevale di Fano vi siete rivisti. È stata una bellissima esperienza, siamo venuti molto contenti e ce ne andiamo felici. Siamo stati contenti, ci stiamo divertendo, bello. Grazie, buon divertimento a tutti. Qua abbiamo mia figlia mercoledì. Ah, mercoledì della famiglia Ada. Sì. Sì. Con cugino Ito. Dopo il cugino Ito non poteva mancare. Voi rappresentate la cultura fanese. Sappiamo che Pesaro è la città della cultura, allora per sovrapporre le cose abbiamo preso dei vari momenti della cultura di Fano. Sopra la sua testa che cosa c'è? Qui c'è una sfilata della colonia Giulia Fanestro di Fano, che faccio parte dell'associazione. Poi vediamo la statua della fortuna e le varie cose che ci sono a fare. Il zippo, il teatro, vedo anche il buon cibo, vedo la grodetta. Viva il Carnevale! Cosa siete voi? Noi siamo di Cucurano Rosciano. Cosa rappresentate? Allora, niente, il tema è la spa, ok? L'abbiamo rivista in versione goliardica e... Righe, un po' fuori dalle righe. Visto che bisognava essere fuori dalle righe, mi sa che ci siamo andati abbastanza. Siamo gli emoticons, come vedi, diverse facce sorridente e non. Poi dopo, vabbè, abbiamo fatto una modifica negli emoticons, se una X se leggi meglio, poi dopo, vabbè, basta leggerla, si capisce. Quanto tempo avete impiegato per arrivare? Una decina di giorni, tutte le sere, ci siamo divertiti. Un bel gruppo di amici che si riunisce, si organizza e gestisce la cosa al meglio. Oggi a Carnevale di Fano c'è anche la musica stordita. Sì, siamo la classe 4B di Sant'Orso e siamo 60, abbiamo preso 4 palchi perché è sempre bello essere a Carnevale tutti insieme. A proposito di stordimento, alle tue spalle infatti ci stanno stordendo. Esatto, esatto. A Carnevale ci stanno tirando anche i coriandoli, quindi ci stiamo divertendo. Molto, moltissimo ci stiamo divertendo.